benvenuti in questo nuovo video. Ho ricevuto tantissime domande su come mi comporterei se dovessi mangiare fuori a pranzo o cena spesso. Quindi ho pensato di rispondere a questa domanda facendoci un video dedicato perché mi pare un argomento molto interessante e ho qualche consiglio da dare. Allora, voglio fare una premessa prima che si urli al e magnate sta cosa e goditi la vita per questa volta, goditele poi, cheat meal di qua e di là. Questi consigli sono dedicati a chi è costretto a mangiare spesso fuori casa al ristorante per motivi di lavoro, per motivi di spostamenti vari, perché non ti puoi preparare i pasti, perché magari sei in vacanza e mangi al ristorante dell'albergo, oppure perché devi mangiare alla mensa della scuola. Quindi a chi vuole cercare di mantenere il proprio stile di vita, non potendosi però prepararsi da mangiare, però non volendo sgarrare ogni giorno, perché ci sta il goditi la vita quella volta, io non dirò mai cheat meal, però quella volta in cui magari prendi la cosa che è un po' più non sana, però chi se ne frega, per quella volta ci sta. E vuole mantenere il proprio stile di vita sano, però non avendo la possibilità di prepararselo. Quindi i consigli che adesso vi darò sono per quelle persone, per chi ha questo problema, e quindi non generalizzate. Consiglio numero 1. Personalmente compio scelte diverse, se pranzo o se ceno fuori. Se pranzo fuori, solitamente mi faccio un piatto di pasta. Mentre se ceno fuori, scelgo piuttosto un secondo e un contorno. Questo perché io mi sono già un pochino creata la mia dieta così, cioè io baso più il pranzo intorno al piatto di pasta, mi concentro un po' più sul carboidrato e la cena intorno alla carne o al pesce, quindi un po' più sulla proteina. Però comunque inserisco, anche se carbo centrato, proteina centrata, tutti gli altri macronutrienti. Quindi solitamente se vado al ristorante a pranzo cerco di prendere una pasta e cerco di prenderla in modo che abbia un condimento, un sugo completo, cioè che abbia anche la fonte proteica. Mentre se sono a cena solitamente è un po' più facile scegliere dal menù perché basta prendere una fetta di carne e poi prendere come contorno verdure e patate, ad esempio patate arrosto e patate lesse. Solitamente ti fanno patate al forno, per patate lesse ti fanno guarda che non stanno in ospedale. Comunque, quindi il mio obiettivo è quello di cercare di fare sia a pranzo che a cena un pasto che abbia tutti i macronutrienti, quindi seguendo sempre la regola del piatto unico. Poi questo ovviamente può cambiare, io sto parlando di quando ho la possibilità di scegliere da un menù di un ristorante. Ovviamente alle mense dell'università o alla mensa del lavoro solitamente so che o ci sono i piatti di pasta o ci sono i secondi con il contorno. Personalmente andrei più sul secondo e il contorno, e il motivo, ed è il mio consiglio numero 2, è quello di cercare di scegliere sughi di cui si sa più o meno, si ha un'idea dell'apporto, non voglio dire calorico, ma comunque dell'apporto di grassi. Diciamo che quando ti fai un sugo a casa, anche un semplicissimo sugo al pomodoro, il sugo che fai a casa è molto diverso da quello che prendi al ristorante, perché loro cercano di esaltare i sapori, ovviamente, non è che ti possono fare un sugo sciapo, e devono un po' cercare di raggiungere un livello di sapori che sia piacevole a tutti. Quindi sarà sempre diverso da quello che ti fai a casa, magari con un pochino meno sale, non ci aggiungi la puntina di zucchero, un pochino meno d'olio. Quindi secondo me qualunque sugo che prendi, anche il più semplice, è già carico, soprattutto di grassi. Il filo d'olio ce lo mettono sempre nei risotti, la noce di burro per mantecare ci sta, cioè un risotto, no, non mi fraintendetemi, un risotto si manteca col burro e il parmigiano. Io a casa quello che faccio con il salmone, no. Quindi io personalmente non prenderei mai un risotto fuori casa. Cioè quello che sto dicendo è cercare di sapere o informarsi più o meno sulla composizione dei sughi e cercare di evitare quelli più densi, ad esempio quelli che contengono panna, quelli che contengono burro, sapendo che comunque c'è già un grande apporto anche nei sughi più normali di grassi, e quindi cercare di evitare di inserire nel pasto una fonte di grassi. Cosa intendo dire? Voi sapete che la regola del piatto è fatta da carboidrati, grassi e proteine, e poi vabbè, la porzione di verdure. Personalmente quando scelgo un piatto del menù punto più alla fonte di carboidrati, alla fonte di proteine e di verdure. Quella di grassi la limito, o comunque non prendo ad esempio il salmone, o non prendo una carne grassa, perché so che nella preparazione comunque il grasso è già stato inserito. Ad esempio un pranzo può essere una pasta al pomodoro con la burrata,
e una pasta al pomodoro con la ricotta. Allora, io, anche se è più buona la burrata, ovvio, però se voglio comunque cercare di mantenere il mio stile di vita sano ed equilibrato, sceglierò quella con la ricotta, perché la ricotta ha meno grassi rispetto alla burrata e il condimento della pasta va a compensare la mancanza, perché comunque ci sarà l'olio e tutto. Spero di essermi fatta capire, secondo me sì, però non so. Un altro consiglio molto importante è quello di non avere paura di chiedere variazioni al menù. C'è scritto hamburger e patatine fritte, chiedete di avere qualcos'altro al posto delle patatine fritte, delle patate al forno ad esempio. Quindi non abbiate paura di chiedere delle variazioni al menù. La cucina che hanno nei ristoranti o ovunque è vasta, è grande, hanno qualunque cosa, vi possono preparare qualunque cosa, siete voi a pagare loro, quindi perché dovete uscire non soddisfatti o comunque non felici di quello che avete mangiato e non a posto con voi stessi, perché tanto le patatine fritte danno più felicità di quelle al forno, però quindi non abbiate paura e soprattutto chiedete se ad esempio per la pasta fanno impasti diversi, hanno forme e formati diversi. Molti ristoranti si stanno armando di pasta integrale, pasta al farro, vari tipi di paste che personalmente non le reputo poi così funzionali, se non per il loro apporto di fibre. Io a casa non me le farei, io mi faccio la pasta bianca, perché poi i miei condimenti sono belli ricchi di verdure, cioè non è che metto mezza zucchina come ti danno al ristorante, ne metto tre perché mi soddisfano tre zucchine, quindi magari la sensazione di fame a fine pasto mio a casa è minore rispetto a quella che ho a un ristorante, in quanto comunque un po' tirano indietro sui condimenti, sulle quantità. Quando chiedi un contorno di verdure grigliate ti danno tre fettine di zucchina, una di peperone, due di melanzane, quindi non saranno mai le quantità che magari uno è abituato a mangiare a casa. Per questo cercare magari di inserire le fibre nella pasta o attraverso pasta integrale può aiutare, perché essendo più piena di fibre magari ti aiuta a riempirti un po' di più. Anche questo non so se si è capito, però andiamo avanti. Un altro consiglio è bere acqua, mi pare abbastanza ovvio. Prendere vino, birra, cose del genere non vi porta verso i vostri obiettivi, insomma è ovvio, bevi acqua, insomma. Un'altra cosa molto importante è non farti tentare. Ci sarà sempre il collega, l'amico, il compagno che ti dà il dolcino, la fetta di torta, che ti dice dai prendiamo questo, dai tieni il pezzo di pane, prendi questo, prendi quello. Resistere ragazzi, cioè bisogna resistere, non c'è niente da fare, bisogna dire no guarda, no grazie, e anche se insiste, e molti insistono davvero tanto, impuntarsi e dire no, basta, e cercare di farsi valere. Su questo bisogna avere carattere, bisogna seguire le proprie idee e farsi valere, insomma. Un altro consiglio, che sarebbe il consiglio numero 6, è evitare di spiluzzicare. Tra che ordini dal menù e ti arriva il cibo, passa almeno un quarto d'ora. Il quarto d'ora del limbo, il limbo in cui hai fame però vuoi aspettare perché stai aspettando il tuo piatto, però vedi lì il pane, i grissini e dici uno, no. Più si evitano gli spiluzzicamenti, più si ha anche un'idea più o meno di quello che si è mangiato, quindi cercare di resistere e resistere, cioè sono continue tentazioni, sono continui, come li chiama mia mamma, i continui attentati. Scusate se interrompo così brutalmente il vlog, ma adesso lo sto editando e ci tengo a fare un appunto. Cioè non voglio che si fraintenda il messaggio che non sto consigliando il pane, sto dicendo che il pane è il male, che non va bene, che non si deve mangiare. Anzi, il pane secondo me è un'ottima fonte di carboidrati. Io purtroppo, perché il pane è buonissimo, soprattutto quello ai cereali, sinceramente. Io purtroppo non lo posso mangiare essendo celiaca. Mi avete consigliato di farlo a casa? Sì, ok, ci proverò.
E però non voglio assolutamente che passi il messaggio che il pane non va bene, che i grissini non vanno bene. Allora, diciamo che il pane è più consigliato rispetto ai grissini o ai crackers, perché comunque ha meno ingredienti, ha meno conservanti, quindi io consiglierei più il pane fresco. Ma il discorso che ho fatto è per quando si prevede di assumere già durante il pasto ciò che si è ordinato una fonte di carboidrati. Ad esempio se si ordina un piatto di pasta oppure se si ordina un secondo e un contorno di patate. Quindi è per questo che ho detto limitate gli spiluzzicamenti soprattutto dal cestino del pane. Ma se voi prendete un secondo e non prendete il contorno, non solo risparmiate, ma due potete mangiare benissimo il pane dal cestino. Quindi è sempre un discorso di equilibrare o di sapere bene o male cosa si sta mangiando. Quindi non volevo assolutamente dire che il pane non va bene. Ok, adesso continuate con il video, ci tenevo soltanto a dire questa cosa. Ciao! Un altro consiglio, che è il consiglio numero 7, è regolarsi per il pasto successivo. Cosa intendo? A meno che voi non mangiate pasto e cena fuori, cosa che dubito, però può essere, e quindi nel caso uno dei due pasti è fatto a casa, cercate di regolarvi. Nel senso che se sapete di aver mangiato la pasta al pomodoro con la burrata a pranzo, allora magari a cena cercate di limitare i grassi, perché sapete che a pranzo ne avete già mangiati abbastanza. Oppure se a pranzo avete mangiato il piatto di pasta con grissini, coso, pane di qua e di là, cercate di equilibrare a cena. Cosa sto dicendo? Che se riuscite a guadagnare la cognizione di quello che state mangiando o di quello che avete mangiato, che non significa avere controllo sul cibo, significa soltanto avere una idea vaga di quello che si sta mangiando, di quello che si è mangiato, allora a cena o comunque nell'altro pasto potete un po' equilibrare le cose. Se sapete che magari avete mangiato il piatto di pasta al pesto e di secondo avete mangiato, non lo so, uno sformato di verdure, diciamo che la fonte proteica non è tanto alta, quindi magari a cena aumentate un pochino le proteine. Poi comunque questi discorsi dipendono dal vostro apporto di carboidrati, dal vostro apporto di grassi e di proteine giornaliero. Cioè, ovvio che se uno ha 200 grassi, allora si può mangiare 4 burrate, oppure se uno ha 3000 carboidrati, si può mangiare 4 paste. Cioè, ovviamente questi discorsi sono incentrati su quello che io ho come quantità, e quindi io posso dare consigli dati dalla mia esperienza su me stessa. Non è che posso dire tu puoi fare questo, tu puoi fare quello. Quindi anche con questi prendete con le pinze, dipende. Okay. E infine l'ultimo consiglio che vi voglio dare, molto importante, è non abbiate paura di dire al ristoratore che vi portate il cibo a casa. Vi avanza una fetta di pizza, e qui ci tengo a precisare che mangiare a pranzo una pizza è sanissimo. Cioè la pizza è sempre vista come il male, la pizza fa ingrassare, no! Dipende da come la condite. Ovvio che se mi prendete una margherita con mozzarella di bufala, con salsiccia, con patatine fritte e wurstel, ok, siamo d'accordo. Ma a pranzo una pizza margherita va benissimo. Se non volete proprio prendere con la mozzarella, potete prendere una rossa con ricotta e prosciutto. Cioè, è perfetta, è un pasto molto equilibrato. E quindi se magari la pizza vi avanza, perché può succedere, io ma non avanza mai, infatti questo consiglio non l'ho mai applicato, perché da quando sto bene diciamo che non avanza niente, anche perché come vi dicevo prima le dosi del ristorante sono relativamente mignon per me, però può succedere che vi avanzi qualcosa. In questo caso non abbiate paura, chiedete una chiamata doggy bag, cioè un sacchettino, una scatolina per portarvelo via, ve lo portate a casa e ve lo mangiate il giorno dopo. Questi sono i miei consigli per riuscire a mangiare fuori ogni giorno tranquillamente, senza dover fare un cheat meal, senza farsi segmentare i problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che io vi sia piaciuta, ciao! Ci vediamo al prossimo video! E no, ovviamente mi ero dimenticata una cosa, l'ultima, lo giuro, che è l'insalatone. Allora, spesso i ristoranti offrono delle insalatone, che sono delle insalate con il mondo dentro praticamente, e secondo me sono una ottima opzione. Le offrono anche alle università, alle mense eccetera, sono fantastiche, però mi raccomando prendetele complete.
quindi che abbiano patate lesse oppure che abbiano dei crostini, insomma non tirate indietro, spesso si tira indietro sulle insalate, sul carboidrato, vi conosco, e non lo fate perché tanto sennò poi avrete fame subito dopo, quindi cercate di prendere belle complete. E un altro consiglio è attenzione ai condimenti e alle salse. Un'insalata condita tipo la Caesar salad è una bomba, ha tra un po' più calorie, più grassi, tra i macronutrienti, di un piatto di pasta all'olio. Quindi attenzione a salse e condimenti, sia nelle insalate che in qualunque altro cibo o piatto. Basta, adesso vi saluto, ciao!